Ehi ragazzi, sono qui, sono io, sono la vostra Jess. Questo video, diciamo che non avevo pianificato di farlo, o meglio, ci ho pensato nell'ultima settimana. Diciamo che la metà degli iscritti che ho adesso in questo canale sono arrivati proprio nelle ultime 2 settimane. Ho fatto circa 2000 e più iscritti e vi ringrazio davvero tanto per tutto il supporto, per tutti i messaggi. Io rispondo, almeno ci provo, a tutti quanti, sia su YouTube che su Instagram che sulla pagina di Facebook, quindi qualsiasi cosa abbiate da chiedermi, basta che me la scrivete e io rispondo. I link, come al solito, li trovate giù in descrizione nel video. E tra l'altro, lasciate perdere il viso, io sono completamente struccata come al solito perché non mi sento molto a mio agio a truccarmi, non sono brava, lo faccio solo quando sono occasioni speciali o mi sento particolarmente felice. Comunque, per i nuovi iscritti che magari ancora non lo sanno, non l'hanno capito perché mi è stato chiesto parecchie volte, io sono una ragazza transessuale, ovvero prima ero un maschio e adesso sono una femmina, molto semplicemente. La domanda che mi è stata posta moltissimo è se posso avere dei figli. Questa è una domanda che mi è stata posta principalmente dopo che la gente ha visto il video della mia operazione, che ha fatto 40.000 visualizzazioni così. E è un argomento che mi tocca particolarmente perché mi sarebbe sempre piaciuto, ma purtroppo ragazzi no, non posso avere figli, sono completamente sterile. E una cosa che dovete sapere, che magari non sapete, è che già la terapia ormonale rende sterili. E la cosa migliore, tra virgolette, da fare se si vuole avere dei figli con il proprio DNA sarebbe quella di congelare il proprio seme. Io non l'ho fatto, quindi la terapia rende sterili e, come se non bastasse, anche l'operazione perché tagliano i testicoli, quindi non c'è più niente che produce seme. No, con l'operazione non ho utero, quindi ho semplicemente la vagina con il canale, niente ovaie, niente utero, niente mestruazioni, quindi nessuna possibilità di avere figli rimanendo incinta. È un argomento che davvero mi tocca ogni volta che ne sento parlare, mi scendono i lacrimoni, quindi è difficile, sì. Però diciamo che non è una cosa che adesso, in questo momento, sento così necessaria. Alla fine ho 20 anni, quindi se poi ci sarà bisogno e se ci sarà la volontà di farlo, ci sono tante opzioni, c'è la possibilità di adottare e la possibilità anche dell'utero in affitto, tra virgolette, con il seme del mio ragazzo. Molti mi hanno detto anche: guarda che c'è la possibilità di fare l'operazione col trapianto dell'utero. È un'operazione molto rischiosa, molto 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 costosa. E da quello che so io ancora in fase sperimentale, quindi non è ancora possibile da tutte le parti, in tutto il mondo e con risultati certi. Quindi bisogna ancora aspettare tanto. E comunque il mio ragazzo per ora non dice di volere niente, anche perché comunque con la situazione che abbiamo adesso non è che potremo fare tanto. E non ha mai espresso il desiderio, ha sempre detto che io gli basto, gli avanzo e sono tutto quello di cui ha bisogno, quindi. Però sì, ragazzi, non si può rimanere incinta dopo l'operazione e si diventa sterili nella maggior parte dei casi, con solo la terapia. Quindi spesso, anzi, prima di iniziare la terapia, vi si chiede se si vuole congelare il proprio sperma per poter avere comunque possibilità di avere figli con il proprio DNA. Sì, è un video un po' diverso da quelli che faccio di solito perché sono sempre sì, felice, sì, amore, gioia. Però, come ho detto, questo argomento mi rende un pochino triste.
mettiamolo sinceramente, che razza di madre sarei io? Comunque, per tutte le persone che me l'hanno chiesto, sta bene, l'operazione è andata benissimo, sono passati 6 mesi di più, boh. Ho perso il conto, sta andando tutto benissimo. Il mio unico problema, come ho già detto, è la costanza con le dilatazioni perché sono pallose, ma bisogna farle perché sennò sono dolori. Niente, il seno cresce. Spero si veda. Cresce. Sono molto felice di questo. Noi ci vediamo in un prossimo revideo. Se non facevo una pernacchia nel video non ero contenta. Noi ci vediamo in un prossimo video e spero che questo sia stato utile, vi sia piaciuto, spero. Ringrazio ancora tutti quanti per tutto il supporto che mi state dando. Ci vediamo in un prossimo video dove risponderò ai commenti degli haters, tra virgolette. Perché vi giuro, negli ultimi giorni appunto sono cresciuta tanto e ne ho ricevuti assurdi proprio. La maggior parte poi li lascio sul mio profilo di Instagram, quindi seguitemi su Instagram. Tra l'altro ho fatto 1000 follower anche su Instagram, quindi un bacione a tutti. Vi saluto tutti quanti. Fatemi sapere giù nei commenti anche che altri tipi di video vorreste. Vi informo anche che io sono una gamer, quindi spesso e volentieri porterò video di videogiochi che mi piacciono insieme ai miei migliori amici, insieme al mio ragazzo, che hanno canali anche loro. E vi invito a iscrivervi al canale del mio ragazzo, trovate il link giù in descrizione, si chiama Black Crow, e al canale del mio migliore amico che si chiama Sniper Pix, anche lui trovate in descrizione. Grazie ancora, un bacione dalla vostra Befana, non sapete quanti mi hanno detto di rifarmi il naso? No. Un bacione. Ciao a tutti. Is it cool that I said all that? Is it too soon to do this yet? 'Cause I know that it's delicate. Isn't it, isn't it?